Buongiorno da Porto Tolle con il sindaco Roberto Pizzoli. A lei sindaco chiediamo com'è la situazione ad oggi del progetto Delta Farm, la riconversione della centrale Enel di Polesine Camerini, che dovrebbe portare appunto un villaggio turistico open air tra i più all'avanguardia addirittura in Europa, nel mondo. Sì, guarda, ti do una piccola anticipazione. Dopo il passaggio delle aree che è stato fatto un paio di settimane fa, 3 settimane fa, tra la Human e l'Enel, quindi Enel è uscita praticamente dall'ex centrale termoelettrica, anche se il Rogit non è ancora stato fatto perché prima c'è tutta la fase di demolizione e tutto, però dopo la firma del contratto integrativo, oggi la Human è direttamente si occupa direttamente delle aree ed è stato protocollato la scorsa settimana il progetto di demolizione, quindi adesso previ le varie autorizzazioni si verrà veramente demolire la centrale. Entro il 2025? Me lo auguro, insomma. Chiaro che loro hanno 3 anni di tempo tra la demolizione, dalla partenza del progetto di demolizione ci sono 180 giorni per la presentazione del progetto di valorizzazione, che sono sincero è quello che mi interessa più di tutti, perché naturalmente la costruzione è quella che di qualcosa di alternativo e di valorizzare l'area è molto, molto importante, quindi spero che nel giro di qualche anno che Porto Tolle, anche se non sarò più sindaco io, però che Porto Tolle veda la realizzazione di questo progetto.